Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi apriremo insieme una nuova rubrica dedicata all'audio tuning insieme in collaborazione con Xtreme Car Audio. Oramai ci collaboro da tanto tempo, porto sempre contenuti nell'ambito audio con il loro supporto e abbiamo deciso insieme di creare una rubrica dove andrò a recensirvi svariati prodotti che riguardano appunto l'audio tuning, che potrebbero essere casse, amplificatori, subwoofer e quant'altro. Oggi ragazzi cominciamo con un amplificatore veramente particolare, ma dopo la sigla. Ok ragazzi, oggi parleremo di un amplificatore marchiato Audio System. Per chi non lo conosce, è un marchio veramente di qualità tedesco. In particolare questo è un amplificatore del modello C-Series, in particolare parliamo del C040. È un amplificatore mini, infatti se vedete già dalla scatola, l'amplificatore è qui dentro, la scatola è grande come la mia mano, è un amplificatore veramente dalle dimensioni ridicole, lo possiamo andare a posizionare in qualsiasi parte nella macchina e non darà mai fastidio e il montaggio sarà sempre molto semplice e soprattutto veloce, senza creare ingombri. Quindi ragazzi, andiamo subito a vedere il suo contenuto. L'ho già aperto per vedere cosa c'era dentro e per capire anche il funzionamento. All'interno, ragazzi, troviamo innanzitutto un foglio con le istruzioni. Non lo apro, sia in inglese che in tedesco. Io l'ho letto ovviamente in inglese, ma è abbastanza semplice comunque capirlo. Se ne avete bisogno, comunque trovate anche il PDF online e potete tradurlo con facilità. Detto questo, all'interno troviamo un cavo. Questo è un cavo in realtà opzionale, ma Xtreme Car Audio lo vende già insieme all'amplificatore, non ricordo il modello di questo cablaggio, ma ve lo lascerò in descrizione. È un cablaggio che ci permetterà di collegare l'amplificatore alla nostra autoradio, che sia un autoradio aftermarket, per esempio Pioneer, Alpine, Isuzu, per esempio, per citarne una di quelle cinesi. O sia che sia, scusate la ripetizione, una radio OM stock originale della macchina. Oltre a questo, ragazzi, ci troviamo un cavetto AUX, in quanto questo amplificatore può essere utilizzato per amplificare anche il segnale che arriva da un MP3 o da semplicemente un telefono, visto che i telefoni odierni comunque con il jack possono mandare la musica anche attraverso delle casse e noi possiamo sfruttare anche l'amplificatore. Abbiamo insieme alle altre cose anche la viteria per il fissaggio, poi ovviamente ognuno può andare a fissarlo come preferisce. E passiamo al pezzo forte. Prima di passare al pezzo forte, vi faccio vedere una cosa simpatica della scatola che non vi ho fatto vedere prima. Già all'esterno, diciamo, riusciamo a trovare le figure che vanno ad anticiparci, a spoilerarci quello che sono i setting dell'amplificatore. Come vi dicevo prima, è veramente, veramente piccolo questo amplificatore, ma in questo caso piccolo non vuol dire non potente. E infatti qua abbiamo un amplificatore di tutto rispetto. Questo piccolo C040, mi sposto se no non metto a fuoco così vi faccio vedere meglio. Innanzitutto riusciamo subito appena lo
lo prendiamo, è veramente pesante, quindi questo vuol dire che comunque all'interno troviamo prodotti di qualità, componenti di qualità e soprattutto uno chassis in metallo che va a dissipare in maniera perfetta il calore che può emanare le componentistiche di questo amplificatore. Troviamo delle piste dissipanti sui lati dell'amplificatore per appunto facilitarne il raffreddamento. Da quest'altra parte invece ci troviamo subito il connettore per portare l'alimentazione all'amplificatore. Ovviamente troviamo il polo della 12 volt e della massa e l'alimentazione dei quattro canali. Esatto, questo è un amplificatore, ragazzi, da quattro canali WRMS da 40 watt o 60 watt a seconda dell'impedenza che andremo a scegliere in fase di setting. Ovviamente abbiamo l'uscita dei canali e un tasto per scegliere il segnale in ingresso, attivando quindi il crossover elettronico dei canali, che può essere attivato in low pass, full range o high pass. In low pass variabile da 80 a 1500 Hz, in high pass da 80 a 4000 Hz, a 2 ohm su ogni canale. Con questo amplificatore potremo andare a sfruttare tre tipologie di collegamento di casse. Non vi ho detto che è un amplificatore da 4 canali per 40 watt o 60 watt a seconda dell'impedenza che andremo a scegliere in fase di setting, che sia 2 o 4, ma comunque l'avrete capito prima che è un 4 channel. Detto questo, possiamo andare a sfruttare tre tipologie di amplificazione di modo d'uso, come il full range, per andare ad amplificare per ogni cassa un canale. Possiamo andare ad utilizzarlo in subwoofer per amplificare sia il subwoofer che il sistema delle casse anteriori, quindi magari due woofer e due tweeter più il subwoofer posteriore magari. Possiamo andare anche ad utilizzarlo in full active mode, che invece prevede lo sfruttamento dell'amplificazione delle casse anteriori e quelle posteriori. Detto questo, ragazzi, spero che questo piccolo video sulla recensione di questo amplificatore vi sia piaciuto. Soprattutto spero che questa nuova rubrica sia di vostro gradimento. Fatemelo sapere ovviamente tra i commenti e spolliciando a questo video. Sono i miei piccoli mezzi per sapere se voi apprezzate i contenuti che porto sul canale e quindi se posso anche continuare a portarveli, ecco. Non ho mai parlato più di tanto dell'audio tuning, però so che a molti piace questa branca del tuning e appunto mi piacerebbe portarvi contenuti di questo genere. Inoltre voglio lanciarvi diciamo una sfida, se così vogliamo chiamarla. Se questo video arriva a 50 like, io andrò a montare questo amplificatore nella mia macchina. Nella mia macchina sapete già che ci sta una Isudar, che è una radio aftermarket cinese con il sistema Android, e potrei andare ad amplificare tutte le casse della mia macchina, quindi tutta la parte anteriore e tutta la parte posteriore con questo amplificatore, però soltanto al raggiungimento dei 50 like. Detto questo, ragazzi, ringrazio ancora Xtreme Car Audio, che comunque mi sta aiutando a portare questa rubrica su YouTube, e ringrazio anche tutti voi per il supporto che mi date sempre. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Mitch Tuning vi saluta. Ciao a tutti, ragazzi.